ricordo della Befana nei tuoi confronti, com'è? Ah. Cosa ricordi quando eri ragazzo? Come ricordo è tragico, amica Befana. Sì. Non sono mai avuto d'accordo. Perché? Mai, ma guarda una cosa. Perché io tenevo a mio padre, mo è pensionato, no, che lavora in dei Ferrovie dello Stato. A Ferrovie dello Stato? Era capotreno di Ferrovie. E allora io avevo a Befana dei Ferrovie. Ti puoi immaginare che Befana aveva, no? Io? Ogni anno uno trenino elettrico. Ma era questa fantasia che tenevano, guarda. Tenevano questa fantasia proprio, hai capito? Io non trovo più la sorpresa, ogni anno io ero la trenina elettrica. Era per l'anno la trenina elettrica. Non sapevo ci conoscevo pazzo. E allora, infatti a 13 anni, 14 anni, ci chiuso la Befana, ci litigato proprio. Perché io scrivevo una lettera verso gli 11, 12 anni, vedevo che non guagnava mai sulle case, sempre a casa mia, la centrale del Ferrovie dello Stato. Allora scrivetto una lettera. Per non far breve, però hai capito che amava gli axi, cara Befana, cercava la piglia che buona. Cara Befana, i miei trenini elettrici mi piacciono. Non è che dici, ma allora tu mi scrivi perché non ti piace, mi piace. Però per favore, se puoi, cose, potrei avere, a me mi piacciono i trenini elettrici, scrivi, per carità, però potrei avere, volendo una cosa, una pistola. Perché tutti gli amici e nemici giocavano tutti quanti dopo pomeriggio, no? Certo. Chi si sparava con fucile, e rimaneva con questi trenini elettrici. Allora io, cioè, poi mi toccavi e giocavo proprio poco. Quando ci mettevamo tutti insieme, io giocavo massimo 3-4 minuti. Perché un ruolo mio era che lui era il padrone del ferrovie. E allora mi mettevo una rete e una scrivania così, no? Sì. E mettevo, e tutti loro giocavano. Poi arrivava una domenica, io facevo solo che? Arrivava la domenica e diceva, capo, c'è stato un assalto al treno. E io dicevo, no. No, io sono rimasto traumatizzato, voi ridono a questa cosa, da bambino non ci rimane male. Io si guarda, capo, hanno fatto un assalto al treno, e io dice solamente, chi è stato? E io diceva, Ringo e la sua banda. E io basta, maledetti, avvertite lo sceriffo. Basta.